canale di Mediafalco 31 e questa è l'intervista speciale della mia amica, migliore amica, Draculaura. Ciao a tutti, già mi conoscete, sono quella che ha fatto l'intervista a Twyla. Io ancora non posso crederci che va a quel negozio schifosissimo, Shola, Party Show, è per poppanti. Io non lo so, ma che mostriciattola sarebbe? Basta di parlare di quella povera Twyla, parliamo piuttosto di te. No, tanto io sono alla moda. È inutile, sprecate il vostro tempo. Posso farti delle domande? Fammele pure. Io ancora non posso crederci. Una domanda preoccupante. La tua festa preferita qual è? È Halloween e... anche... il Natale. Sinceramente anche mi piace anche a me un po' il Natale. Mi sono scordato il camino acceso. Non fa niente. Un'altra domanda, forza, entro oggi. Le tue scarpe preferite? Tra come vedi, le mie scarpe preferite sono di più stivali. Però mi metto anche altre scarpe con tanto di tacco. Fantastica la roba. Troppo tacco non va bene. I tuoi vestiti? I miei vestiti già li vedi, sono sempre color fucsia e nero. Bene. Quindi particolarmente ti piace questi colori? Sì. Bene. Il tuo animale, ovviamente Conte Fabulous, non puoi perdere, è bellissimo Conte Fabulous. Wow, strabello, eh? La mia gatta è più bella. Quindi, con Conte Fabulous chi sarebbe? Un pipistrello, un gatto, i gatti sono meglio. No, i pipistrelli sono meglio e lui è un pipistrello. Bene, fantastico, i gatti sono meglio. Bene, secondo te, com'è il player? È bello o brutto? Per me è bello, è un mondo della musica. A proposito, perché stiamo parlando a bassa voce? Non stiamo parlando a bassa voce? Io parlo così perché non ho molta voce. Bene, certo, lo so perché ti mettevo a ululare tutto il tempo. Hai ragione, amica. Lo smalto che usi, fammi vedere. Il nero, bello. Il nero è stupendo. Però io ti consiglierei il viola. Ma il viola non intona. Sì, invece, guardami, io come sono bella. Sono proprio carina. Il viola e il nero sono le cose, anche oro, sono le cose più belle. Non è vero, amica. Va bene. Io non so più che domande farti. Dimmi. A che andrò? Come ci ha levato i vestiti? Va bene. Dove vai nel negozio per comprare i vestiti? Lo sapevo che me lo chiedevi. Mi vuoi copiare? No, non è vero, non ti voglio copiare. Tu me l'hai chiesto. Ok, vado all'antro commerciale. Mi prendo molti vestiti. E poi torno e mi metto il rossetto. E poi vado a scuola. Poi a scuola mi porto una valigiona per metterci tutti i vestiti. E li appendo nel mio armadietto, che sono più di vestiti che roba della scuola. E un sacco di cose. Ho capito. Quindi tu hai vestiti, ho capito. Dobbiamo lasciarvi perché l'intervista è finita qui. Non è vero, non ho finito. Sì, invece, ha finito. Credetemi.